no, non c'è un'idea da quanto ti voglia fare. Devo fare. In campo per il Belgio, Jean-Claude Vangenberg in sella a Piquet. Quattro penalità fino a questo istante per il binomio belga. Stileremo fra poco anche il totale per i belgi. Quattro penalità nel tempo di 81 e 89. Dunque, totale di manche per il Belgio, 20 e un quarto, sommate alle 16 della prima manche, 36 e un quarto. 20 e un quarto, sommate alle 16 della prima, totale 36 e un quarto. Va bene, va bene. Ok. Per la Svizzera è il campo oltre a Gabriele Monza per Juan, numero 29. Adesso per la Svizzera il quarto cavaliere Walter Gabatuller su De Swan, castrone irlandese di 11 anni. C'è il primo errore per Walter Gabatuller. Che si ritira. Dunque il totale per la Svizzera, 8 penalità nella seconda manche, da aggiungersi alle 16 della prima, 24 il totale in coppa per la squadra elvetica. Ultimo cavaliere per la squadra tedesca, Kurt Gravemeier con Wembley, 10 anni, un Hannover. Vi ricordo che la Germania nella seconda manche può contare sul 4 di Peter Weinberg, sul 4,5 di Heinrich Schnöck e sul netto di Elena Weinberg. Senza dubbio, insieme a Just Malone, uno dei binomi più affiatati visti all'opera oggi. Da notare però anche l'eccellente prestazione di Nick Skelton con Apollo per un doppio netto.
c'è errore con il posteriore da parte del cavallo tedesco. Kurt Gravemeier 4 penalità, può comunque fare meglio di Hendrik Schnöck 4 e mezzo, dunque prosegue il suo percorso. Otto penalità nel tempo di 87 e 07 per Kurt Gravemeier, dunque 8 e mezzo le penalità di squadra nella seconda manche per la Germania federale, da aggiungere alle 8 e 3 quarti, 17 e un quarto il totale per la Germania. Questo totale viene confermato, 17 e un quarto. La Germania federale deve difendere il quinto posto in Coppa al quarto, dopo la prima manche era l'Olanda, di cui vediamo il quarto cavaliere Albert Forn su Optiber Winnipeg. L'Olanda può ambire a un piazzamento di prestigio, infatti vi ricordo che nella seconda manche Jan Tops e Dion Van Grusen hanno tenuto un netto, mentre Marcel Dufour ha commesso 3 errori, 12 penalità. Albert Forn, Optibers Winnipeg. Quattro penalità per Albert Forn e sono 4 le penalità totali per l'Olanda nella seconda manche, da aggiungere alle 8 e un quarto della prima, 12 e un quarto il totale. Totale delle penalità nella seconda manche 4, sono della prima manche, totale 12 e un quarto. 12 e un quarto per la formazione olandese, direi al di là di ogni più rosea previsione, si è comportata molto bene l'equipe formata da Jan Tops, Dion Van Grusen, Marcel Dufour, Albert Forn. Adesso la Francia, Hervé Godignon su Moët Chandon-la-Belletière, unico percorso netto per i transalpini. Nella prima manche, nella seconda il bis concesso da Eric Navé. Hervé Godignon tenta il doppio percorso netto, impresa riuscita in precedenza a Elena Weinberg per la Germania federale e a Nick Skelton per la squadra inglese. Errore al verticale numero 6.
errore replicato al passaggio di sentiero conclusivo, 8 penalità, facciamo il totale anche per la squadra francese, 12 il totale, da sommare alle 8 penalità della prima serie di percorsi, 20 per Philippe Rosier, Hubert Bourdi, Eric Navier, Hervé Godignon. Sono alle 8 penalità della prima serie, 20 in totale complessivo. Dunque anche Olanda e Germania hanno scavalcato la squadra francese, una delle favorite della vigilia. Non siamo gli unici a piangere, anche i francesi si aspettavano qualcosa di più da questa Coppa delle Nazioni. Ora per il Brasile, Cristina Johan Peter su Société Jeter, un castrone Holstein di 10 anni, potrebbe essere l'ultimo concorrente in gara, infatti non sappiamo se David Broom per l'Inghilterra vorrà scendere in campo oppure no. Calcolare 26 di Paolo Stewart, 4 1/4 di Nelson Pessoa, certamente perderà posizioni rispetto alla splendida prima manche che aveva visto l'equipe brasiliana al secondo posto. Intanto c'è un rifiuto, 3 penalità per Cristina Johan Peter e Société Jeter. Un altro rifiuto, costretto al ritiro, Société Jeter. Dunque il Brasile vede sfumare una possibilità di piazzamento di prestigio. Attendiamo la classifica per la squadra brasiliana. Nella seconda manche abbiamo da conteggiare un 26 di Paolo Stewart, un 4 1/4 di Nelson Pessoa, però non essendo sceso in campo Andrei Johan Peter su Heartbreaker Jolter, il Brasile dovrà essere ulteriormente penalizzato, dunque scende diverse posizioni in classifica. Vediamo se David Broom, ultimo cavaliere per l'Inghilterra, scenderà in campo per offrirci la ciliegina sulla torta all'ultimo percorso, oppure se intenderà risparmiare il proprio saltatore. E ho qui accanto a me uno dei protagonisti azzurri della Coppa delle Nazioni, Duccio Bartalucci. Ricordo una coppa vinta dalla squadra inglese. L'Italia non si è qualificata per la seconda manche. Duccio comunque si è comportato più che onorevolmente, 8 penalità con Spiller Aristo. Allora Duccio, dopo i 3 successi in categorie di Bussu, di Filippo Moyerson, di Scacca Barozzi,
avevamo guardato con ottimismo a questa edizione della Coppa, purtroppo piuttosto amara per noi. Ma guarda, in effetti anche noi eravamo abbastanza su di morale, no? Perché i primi giorni di gara avevamo dimostrato di essere competitivi più o meno in tutte le categorie. Oltre alle vittorie ci sono stati dei cavalieri italiani nelle prime posizioni. Per quanto riguarda la Coppa, beh, senz'altro una giornata amara. Beh, non, onestamente, due risultati negativi, casualmente negativi, perché insomma, tutto sommato erano due binomi che erano andati molto bene in precedenza a questo concorso. Purtroppo, ecco, quando in una coppa si verificano due circostanze del genere, entrambe in una stessa manche, è difficile, cioè è quasi praticamente impossibile recuperare il risultato. Ecco, intanto David Broom non si è presentato in campo, confermiamo la vittoria della squadra inglese, mentre retrocede all'ottavo posto il Brasile. Vi do la classifica ufficiale: al primo posto l'Inghilterra, 4 penalità complessive, poi a sorpresa l'Olanda con 12 e un quarto, poi la Germania 17 e un quarto, la Francia 20, la Svizzera 24, il Belgio 36 e un quarto, la Colombia 72 e poi il Brasile. Allora, Duccio, a tuo giudizio era prevedibile questo risultato? L'Inghilterra era la netta favorita della vigilia. Sì, l'Inghilterra è una squadra molto forte e io pensavo anche che la Svizzera potesse essere la rivale dell'Inghilterra, invece niente, forse è un po' mancata, forse manca ancora, ecco, del rientro in prima squadra nelle coppe di Jessica, che è il punto di forza della squadra svizzera. Comunque niente, l'Inghilterra certamente non è una sorpresa, era una delle favorite. Ecco Duccio, siamo in collegamento anche per quanto riguarda la trasmissione Sport Sera sulla Rete 2, quindi a beneficio dei nuovi ascoltatori vorrei ricordare la classifica ufficiale di Coppa delle Nazioni. Vince l'Inghilterra, formazione composta da Nick Skelton, Joe Turi, Robert Smith, David Broom, con un totale complessivo dopo le due manche di 4 penalità, poi l'Olanda 12 e un quarto, la Germania 17 e un quarto, la Francia 20, la Svizzera 24, il Belgio 36 e un quarto, la Colombia 72, poi il Brasile, quindi l'Australia, l'Italia, che si era classificata al 10° posto dopo la prima manche, e la Spagna all'11° posto. Vi ricordo che la formazione italiana, formata da Giorgio Nuti, Giovanni Molin, Gianni Govoni e Duccio Bartalucci, non si è qualificata per la seconda manche, e questo è da addebitare soprattutto a un paio di eventi negativi che hanno riguardato soprattutto il percorso di Giorgio Nuti, il nostro uomo di punta in sella a Green Jewel. L'Italia si era presentata a questa Coppa delle Nazioni con un morale risollevato dalle vittorie in altre categorie di Bussu, Moyerson e Scaccabarozzi. Non è bastato il morale. Comunque, certamente ci sono ancora 3 giorni di gara in questo concorso ippico internazionale romano per rimettersi in carreggiata e magari aggiungere qualche altra vittoria di prestigio alle 3 che abbiamo ottenuto fino a qui. Dunque, secondo pronostico vince la squadra inglese, ed è da notare che nella seconda manche nessun errore è stato commesso dai cavalieri inglesi, netto per Nick Skelton, netto per Joe Turi, netto per Robert Smith, e addirittura David Broom ha potuto rinunciare al suo impegno, essendo matematicamente impossibile fare meglio di così. Continuiamo il nostro discorso con Duccio Bartalucci, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Vi ricordo che il Brasile è stato penalizzato
perché essendosi presentato nella seconda manche con tre cavalieri e essendosene ritirato uno, è stata inflitta una penalizzazione supplementare. Lucio, il regolamento prevede un aggravio di, mi pare, 20 penalità rispetto al peggior percorso. Sì, 20 penalità in più del percorso più penalizzato di quella manche. Quindi Brasile praticamente, sì, avendo solo tre punteggi, di cui uno aggravato di 20 penalità, e retrocesso in classifica di alcune posizioni. Erano tra i primissimi dopo il primo giro e hanno compromesso. Erano in seconda posizione, quindi questo conferma che anche un fattore contingente può determinare un piazzamento oppure uno molto peggiore. Sì, ecco, noi sono capitati purtroppo due disgrazie, entrambe in una manche. Probabilmente se dovevano succedere la sorte le ripartiva una in una e una in un'altra, probabilmente saremmo stati al quarto, quinto posto, terzo, non lo so, ma insomma purtroppo lo sport è così, quando capita va tutto storto, va tutto storto. Va bene, e su questo commento da parte di uno dei cavalieri che ha rappresentato l'Italia, siamo in conclusione di collegamento. Prima di restituire la linea allo studio vorrei ricordarvi la classifica, almeno per quanto riguarda le prime posizioni. Ha vinto l'Inghilterra, 4 penalità davanti all'Olanda, 12 e un quarto, alla Germania 17 e un quarto, alla Francia 20 e alla Svizzera 24, poi il Belgio con 36 e un quarto. Italia mestamente fuori dalla seconda manche, comunque la possibilità di rifarsi domani magari nella prova di Potenza o meglio ancora sabato nel prestigioso Gran Premio Roma. È tutto da Piazza di Siena, la linea allo studio. Okay.